Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento giornaliero con Farming Simulator 22. Come sempre ringrazio moderatori, moderatrici del canale, amici ed amiche, sostenitori e sostenitrici del canale. Ragazzuoli, oggi ci troviamo nella farm qui e siamo in compagnia di Peppe Niello, che fra l'altro Peppe Niello è il nipote di Totò e di Peppino ed è venuto a dare una mano qui, è venuto in farm per vedere un pochettino di ridurre il gap del debito che ha fatto zio Totò. Allora, e naturalmente ci sarà un piccolo cambiamento, darà un piccolo tocco il nostro Peppe Niello. Di cosa si tratta? A breve lo vedremo. Allora, nel frattempo diamo un'occhiata ai nostri, se c'è qualche mezzo usato che ci può servire. Allora, questo per il momento non ci torna utile. Vediamo un po'. Ah, allora noi qui abbiamo ancora un contratto in sospeso sul campo 6. Ok, quindi adesso ora mi sono ricordato che sul campo 6 dovevo completare il lavoro. L'avevo fatto prima off camera, ma mi ero reso conto che praticamente non sarei riuscito a completarlo perché mi ero scordato di una cosa. E allora ragazzi, fatto anche questo, perfetto, faccio, mi sembra che la live vada bene. E allora ragazzi, andiamo subito a completare il contrattino qua. Allora, prendiamo il mezzo, ovviamente abbiamo attivata la mod della precision e quindi andiamo a fare qualcosa di particolare, diciamo così. Allora, saliamo sul nostro trattoriello e tuts, e ovviamente un caro saluto a tutti. Poi dobbiamo anche controllare un attimino come siamo messi con il cibo delle mucche. Naturalmente oggi andremo ad utilizzare una mod che ci permetterà di creare la razione mista. Opla. Quindi facciamo il pieno. Opla. Allora, campo 6. Il campo 6, ragazzi, è una bella missioncina. Allora, dispieghiamo un attimo, ecco qua, così facciamo anche un'immagine copertina. Vediamo un po', ecco, c'è anche la mongolfiera, anzi il pallone aerostatico. Boh, ripieghiamo e andiamo subito sul campo 6 e andiamo a vedere il davarsi. Naturalmente sul sensore davanti è possibile applicare anche un contrappeso. Cosa che purtroppo non ho fatto, ma va bene così. Allora, il campo 6 è quello lì più grande.
Se non ricordo male, vediamo un attimo. Assicuro che non mi sbaglio. No, quello è il campo 26. Ok, campo 6. Ah, perfetto. Ok. Come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube, ma anche a seguire il canale di Twitch se non l'avete fatto. E soprattutto, se non siete iscritti a Twitch, potete farlo in maniera totalmente gratuita. E se volete sostenere questo canale, potete farlo in diversi modi, come con una donazione, con una sub, quindi un abbonamento, e se avete Amazon Prime potrete anche collegare il vostro account Amazon Prime qui su Twitch in maniera gratuita. Il rinnovo non sarà automatico e naturalmente non vi sarà debitato alcun costo sulla vostra carta, e quindi potrete sostenere il canale gratuitamente guardando le pubblicità quando escono le pubblicità e anche con i bit. E approfitto anche per ringraziare tutti coloro che si iscrivono quando il canale è offline. Hi everyone, welcome to the stream, welcome to the channel, thank you so much. I want to say thank you so much to everyone, to my moderators, to the followers, to the friends and people who help the channel growing up. If you want to support the channel, you can do this with several modes, in several ways. For example, you can do a tip, you can use the bits, or you can do a sub. And if you have Amazon Prime, you can do a sub, you can do it for free, and so you will pay nothing. You can use your Amazon Prime here on Twitch, Amazon Prime Gaming, and you will support this channel. And you can support for free this channel as well if you watch the spot, and you will let to this channel or other channels to earn a few cents. Thank you so much again. Welcome to friends that follow the channel and while I am offline. And if you are not a follower here on my Twitch channel or on my YouTube channel, you can do this for free, and you will let this channel, this small channel, growing up. Thank you so much. Thank you so much. E ragazzi, dopo aver fatto questa presentazione multilingua, andiamo avanti con il nostro lavoretto. Morenoski, buongiorno. E tuzzi, Morenoski. Buongiorno Morino. Ah yeah. Oh yes. Dici la verità, ti ho tirato giù dal letto? Allora, vediamo un po' se riesco ad attivare la GPS qua. Allora, mi pare che allora l'abbiamo acceso, perfetto. Poi shift control C, no, alt C, allora control C, control S, no, ecco qua. Allora,
Eccoci qua, buongiorno a te, Morenoschi. How are you, my friend? Aspita, ti sei anticipation. Grande Morenisha. Comunque, Moreno, la GPS adesso funziona in maniera molto, ma molto rapida, eh? Aggancia subito i comandi, toh. Mi ha sorpreso. Quindi, ragazzuoli, mi raccomando, scaricate la mod della GPS perché funziona, funzionisce. Diciamo che non devo più sbattere la testa per attivarla con la combinazione dei tasti, soprattutto nel settare la traiettoria. Voilà! Oh. La vehicle control. Lo sai che non sono riuscito ancora ad utilizzarla? Ho visto, mi sbaglio, anche Medicaccio la utilizza. Se non ricordo male, pensate l'altro ieri. Ho visto un video comunque. Però questo sì, sicuramente è più veloce, però dai. Cioè questo, anche questo non è male. A proposito, ragazzi, mi raccomando, andate a seguire Morenoschi perché altrimenti fate via con la radio tab, non va bene, ragazzi. Seguite il Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi e vi divertirete un monte. Cose dall'altro monte. Comunque Moreno, stamattina c'è praticamente c'è il nostro Peppeniello, il nipote di Totò e Peppino, che sta cercando di risolvere il problema del debito che ha My vote fatto. it trattino basso viewer free 78 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Thank you, welcome to the channel. Thank you. I don't buy followers, so please don't try to sell me them. Welcome. Ma mi pare che c'aveva questo nome qua. My bought it. Ma che ha fatto? Era un bot. Vabbè, qua finché non danno fastidio. Poi se dovessero dare fastidio. Il bot, a parte che il mio bot è settato che nel momento scrive la parola follower, buy, eccetera, eccetera, viene bannato istantaneamente, quindi non ho problemi. Comunque ragazzi, sta precision farming mi ci permette anche di vedere dove abbiamo lavorato il terreno e questa è una super cosa, aiuto. Perché invece di sbattere la testa e dire ma dove sono passato o dove non sono passato, questo ci fa vedere direttamente lui le tuts e tuts. Ottimo ragazzi. Ottimo Morino. Tutta una cosa bella, tutta una cosa fresca. Ma non ho capito, questo era 40 metri. Ah, ma questo si è abbassato. Mo sì che funziona E bene. si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli. E come si dice? Ca, mischun e fes. Ha capito? Ah, però, questo bot è intelligente. Bravo, bravo, my bot it. Ottimo, ottimo. Divertiti, caro my bot. How are you, my bot? You can type here in chat, don't worry. It's free. Dai, almeno questi bot sono simpatici.
Basta che non vanno spam e non danno fastidio. Bot 2, capite? No, canisciune fiss. E bravo il bot, ah, sono contento. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca, nisciune fes, ha capito? Another one, please let sound another one, another sound alert, thank you, you can try the other one. Cagnino poco, my bot. Ah, ottimo. Quindi diciamo che è una persona reale. Poi bot it. It, quindi forse sarà italiano. E Morenoschi, e Morenoschi, e tutse tutsen, oh yes. Oh, prima missione completata? Vediamo un po'. Oh, raccogli. Allora, fertilizzazione. Ah, guagliuni, qua ci facciamo dei bei soldini. Ah, è un troll, vabbè. Finché non fa danni, poi nel momento in cui inizia a dare fastidio il ban scatta, e scatta ovviamente anche la segnalazione a Twitch. Allora, campo 9, 10 e 11, e beh, questi mo ce li facciamo tutti. Allora, 9, 10, 11. Allora, il 9 quanto è grande? Il 9. Allora, siamo sul... J'avais mangiato, wow. Scommetto che ti sei svegliata molto presto stamattina. Oh, allora io quasi quasi vado a... Quasi quasi vado a fare... Ah no, ci sta il pieno, vediamo un po'. Allora, abbiamo detto campo... Campo, dove iniziamo? Campo 10. Anzi, che almeno se finisce il la POVD del fertilizzante, noi lo andiamo a prendere in farmos e tuts e tuts. Ah, ottimo. Oggi allora giochi in casa, grande Morenoschi. E tutti, e tutti. Ya, ya, ya. Wunderbar, wunderbar. Ma quasi, quasi. Vediamo un po' com'era, Ctrl C. Oh. Allora, quasi, quasi. Thank you, grazie. Bravo, my bot it. Sei un bot molto educato. Bravo, bot it. Sei a manicomio, morire. Oh, dai, però questo bot è simpatico. Anzi, questo troll. Troll all'ero, troll alla. Bravo trollation. Thank you, thank you, thank you.
Merci beaucoup, merci beaucoup. E tutti su adiuni. No, comunque qua si riesce a vedere tranquillamente dove siamo passati, quindi. Donc, on peut faire un travaux, un travail beaucoup, beaucoup plus précis, voilà. Voilà, giriamo. Hop là. Vai. E che non è l'operaio, ragazzi. This is not the worker, but this is the GPS working. Ja, wunderbar. Ho aggiunto qualche icona stamattina, però non so se Twitch me l'ha già pubblicato. Oh Moreno, oggi comunque è un po' nuvoloso qua. C'è il polline che vola nell'aria, ragazzi. Però dai, si sta avvicinando l'estate, ragazzi. The summer is coming. Yeah, I love the summer. I don't like so much too much the winter. But I love spring and the summer time. Oh yes, oh yes. Oh, sto aspettando che ho caricato anche un'altra emoticon animata, ma boh, Twitch non me l'ha ancora pubblicata. Se ritarda ancora la cancella, non è un problema. E qua è ventilata, parecchio ventilata da ieri sera. Mamma mia, non se ne va più. Moreno, vogliamo salutare quel fessacciotto che qui ieri gliel'abbiamo messo a quel servizio, cioè che lui credeva di fregare a te, l'amico di un napoletano, lo salutiamo. Fessacciotto. E verso Flippio Panar. Ah, ragazzi. Non ingaggiate quelli lì che fanno le macagne, perché alla fine lo prendete sempre a quei servizi, ragazzi. Remember, pay for games, buy buy buy, buy them, buy them. E Moreno capisce a me. Ai ai ai. Yeah. Noi gliel'abbiamo messa a chi lo servizio. Credeva di farlo lui a noi, ma. Oh yes, oh yes. Oh. Sul campo 9 è finito il contratto. Allora, raccogli 7000, vai. Ci voglio Peppiniello. Peppiniello è grande, ragazzi. Peppiniello, Peppiniello è un grande. E tuts, e tuts. Io l'ho sempre detto. Allora. Però mo mi conviene, sì, andare a fare il pieno. Sì, perché è rimasto il 10 e l'11. Ok. Ok, Vin. Ripieghiamo le cose qua. No, ho detto alt. Ecco qua. È un fessacciotto comunque, mori, quello che ha fatto la macagna. Ma perché si fa così piano? Ah,
Cacchio, ma quello si deve accendere il sensore. Oh. Allora, facciamo così, stacchiamo. Eh sì, ma se ne è comprato quello là che ha fatto la magagna, si è bevuto la vodka, ma quell'altro là si è mangiato limone, come si dice a Napoli. Non ho capito perché il mezzo mi è così lento. Aspetta, forse l'avevo acceso qua, mi sa. Boh. Allarga. Forse così si spegne? No. Allora, con me G. No, dai. Non mi fare questa cosa qui. Nine Saka Chippen. E vabbè, vai Peppini, vai, vai. Spingisci, spingisci. Vai. Issa. Issa. E tuzze, tuzze. Ah, forse perché ha sentito la parola piso. Ok, arriviamo in farm e vediamo se c'è qualcosa che si è guastato, che mi sembra strano. Non è possibile, ce n'est pas possible qu'il s'est cassé le tracteur. I don't think so that we need to repair. Oh Sarraji, 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 thank you my bot it nice job. You can try to use the sound alert with the beats. I will agree so much this. Thank you. Try it. Che non sia mai possibile la collaborazione, non si sa mai. Ho chiesto al bot. Ui, presidentissimo, buongiorno. Buongiorno a te, carissimo monsieur le président. A breve partirà l'inno. Buongiorno a voi, presidentissimo. Mica ti ho buttato giù dalla branda. Ah, no, ragazzi, comunque qua in mezzo non so perché. Ho la vaga impressione che... un secondo, però ho la vaga impressione che qualche combinazione di tasti, fammi dire un attimo, perché deve esserci una combinazione di tasti che ha fatto attivare il coso del il cosino. Come e si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli, e come si dice, ca nessuno fes, ha capito? Azzu, dalle 4, mamma ro carmano. Mamma mia, assurdo, quindi sei in pausa. Veicolo lavoro, allora, control Z. E poi control Z, ricordiamoci.
Control Z, mi sa che è proprio Control Z. Osarraggi, Osarraggi, simuleta, simuleta. Quando guida ce fa caputta. Nein, Osarraggi, ah, quindi è un bel po' di tempo che stai... Che sfida. Mariolino, buongiorno a te. Benvenuto nel canale. Non so se sei nuovo del canale. Comunque ti do il benvenuto. Benvenuto nella live e benvenuta in questa gabbia dei matti. In questo momento con noi c'è Moreno 91. E si ricordi bene. E poi... Che qui non siamo in America. Qui siamo a Napoli. E come si dice? Ca, misciure fes. Ha capito? E poi c'è la zappa storta, mo fra poco lo banno. My Bottit, anzi quasi quasi. Nel dubbio, caro Mobit, caro... Allora, visto che sei un troll, io ti banno. Allora, vediamo un po'. Già uscito. Allora, vediamo un po' dove sta. Quella, buongiorno. Moreno, ti ringrazio. Ah, alla faccia del bicarbonato di sodio. Bottit, magna d'emozione. Use the sound alert with the beats, thank you. C'è questo simpatico bot che ogni tanto mette i sound alert, però... A lungo andare stanca un pochettino. Thank you, grazie Morenoski e tutti e tutti. Andiamo a caricare un attimo il mezzo qua. Su, su. Spingi, spingi. Si è ingandito il trattoro. Ah, ecco, quindi si è fatto il giro. Diciamo che non è che dà fastidio, però il fatto che mette sempre solo Alt B. Oh, grande, grazie Zappa. Buona la miseria, Zappa. Grande Zappa, stavo andando al manicomio. Annaccia. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento. Vabbè, ragazzi, dei più io temporaneamente piccoli. Ti stabilito un attimo di sound alert. Ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook e alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola Bio I Piani. Ecco qua ragazzi, ho disattivato temporaneamente i sound alert, così questo qui, ragazzi, al momento funzioneranno solo i sound alert, quelli con il comando, quindi e quelli con il punto esclamativo, così magari sto bot si scoccia e se ne va. Grazie Zappa, abbi pazienza, così
tolgo un attimo sta situation. L'ha bannato, ma probabilmente non può scrivere, ma può utilizzare il ancora tutti gli accessori qua. Vabbè, tanto per me non è un problema. Opla. E come fa la penna, ragazzi? Quindi control B. Com'era? Alt B per attivare il sensore, ok. Ebbè, ho capito l'andazzo, non preoccupate, tanto che se si scoccerà. Intanto lo segnalo a Twitch. Mi sa che mettere pure io tutti i sound alert con i bit, così voglio vedere se c'ha gli attributi di andare a spendere i bit. Tranquilli ragazzi, lo metterò i bit così, ad esclusione dei sound alert, questi con il comando punto esclamativo. Willa, Enrico carissimo, buongiorno, buongiornation. Mr. Enrico, oh yes, oh yes. Come va Enrico? Ieri mi hai detto che stai un pochettino così. Come ti senti oggi? Morino, quella ha visto che non poteva fare più il casino. Allora, al control V. Oh, ma ce l'ho già acceso qua. Ok, quindi accendiamo il GPS, control S. Oh, vediamo quanto è veloce. Allora, larghezza di lavoro. Ah, ma questo è 30 metri, non 40. Grazie. Ecco ragazzi, allora sbagliate io a farmi i calcoli. Ok, allora. Ah, questo ce l'ha posizionato. Allora direi di cambiare l'orientamento. Quindi control S. Ecco qua. Così abbiamo l'orientamento per pour la longueur. E mo si spiega. Allora accendi il sensore se il campo. Ah, ok. Quindi non funziona sugli altri campi. Quindi era alto B, se non ricordo male, giusto? Vediamo un attimo. Alt B. Sì, ok. Ragazzi, amici ed amiche che state guardando questo video in replica, mi raccomando, passate nei canali di La Zappa Storta, di Aleasso Aiea Aiea, anche nel canale di Moreno, e andateli a seguire, mi raccomando. Non vate piglia con la Razio Dab, perché altrimenti poi a fine che Peppe Nillo qua se la prende. Ja, wunderbar. Ecco, allora adesso l'ho acceso. Ah, effettivamente. Grazie Ale per aver fatto il shootout. Allora, abbiamo detto control, ok. Grazie Zappa per non avermi fatto sbattere la testa.
Zappa, ma il custode della tua farm come si comporta? Gli diamo un aumento. Grande Zappa, Zappation, 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 oh yes. Tarara, nanana, nanana. Aspito. E allora mi sa che bisogna dargli una targa, mo o su un mezzo o su un attrezzo, eh. Potrebbe tornare utile. O magari dagli un aumento da due patatine chips a 500 chips. C'ha sempre il trattore. Ah, ok, allora. Anche perché il custode è lui che apre e chiude i cancelli. Ma ci vuole un bel trattore super top, eh. Tipo il Black Beauty, ragazzi. Ce l'ho anche io, cioè la DLC per il momento. Non l'ho ancora acquistata perché l'acquisterò sicuramente su una mappa dove ci giocherò da solo. Ragazzi, ovviamente sono in multiplayer, PC ovviamente, quindi chi vuole. Ah no, c'è una mod che ho scaricato, quella lì per aumentare il quantitativo di raccolto. Solo quella c'è da scaricare dal mod hub esterno. Mi devo fare il pacchetto delle mod, così chi vuole entrare utilizzo sempre le stesse cose. Devo fare così come fatto dopo il metodo Zappa per quel che riguarda i raccolti. Andiamo a fare il metodo Zappa anche per le mods. Il metodo di Mister Oh Yes Oh Yes. Che ha fatto? Vai, vai. Zappation. Ragazzi, scrivete un pochettino cosa portate se sera in Lives Oh Yes Oh Yes, così facciamo un po' di pubblicità. Un peu de publicité, on va faire un peu de promotion sur le canal, pour le canal des amis. Oh. Scalea, scalea, ma come mi arricria andare in vacanza, di cinurin da una stanza, uscire la sera, che zucculi l'opera, andare in pizzeria insieme a canonna mia. I Black Beauty, ah ok, ma gli altri... Il domanda, so che la domanda può risultare stupida, ma gli altri lo vedono? O vedono il fend? Questa è una cosa che mi intriga, capire se anche gli altri lo vedono con gli stessi colori o se vedono un fend normale. Che ah, buono! Anche se loro non ce l'hanno nelle mod, domanda, so che...
perché se così sta a posto, lo metto nelle... lo vedono e lo usano, ok. Ottimo. Ma devo vedere se è solo per PC o se anche per console, perché se è pure per console, arrivato a quel punto, io lo metto in anche in crossplay. Allora, dove sta? Ecco qua, raccogliere. Allora, campo 16 e 17. Questi mo li prendiamo tutti, ragazzi. Ah, ottimo. Azzalone è buono. È perfetto. Buono. Ah, poi ci abbiamo l'irrorazione. Buono, buono. Ragazzi, qua mi sa che... l'irroration, irroration. Vediamo. Come diceva, quindi CTRL B. Voilà. Grazie ancora, ovviamente, a Mister La Zappa Storta. Thank you so much. Allora, chiudiamo un attimo questo. Ecco qua. Allora, consentitemi, ragazzi, voglio fare un grande, grande applauso a... allora, adesso riattivo un attimo il sound alert. E allora vorrei approfittare, mo appena carica il sound alert, ecco qua, perfetto. Allora, ragazzi, voglio fare un grande applauso a tutti i moderatori, ai moderatori del mio canale, ma in generale a tutti i moderatori. Perché se un canale gira è soprattutto anche grazie ai moderatori, perché i moderatori sono il front office degli streamer. Grande arrivo, grazie. Ma faccio anche un applauso a voi amici ed amiche del canale, perché è grazie a voi che il canale cresce. E quindi grazie a voi, ragazzi, e ringrazio veramente tutti quanti voi, perché è da un anno a questa parte, insomma, che ho avuto il piacere di aver conosciuto in primis delle bravissime persone, oltre ad essere bravi streamer. E si è creato anche un bel gruppo, alla faccia di chi magari avrebbe voluto vederci un pochettino spaccati, no? Invece noi siamo solidali, quindi, ragazzi, ve lo faccio io un applauso, ovviamente a voi, ma anche a tutti coloro che passano nel canale a salutarci. E ovviamente l'applauso va anche ai moderatori in generale, perché sono quelli che lavorano dietro le quinte e che comunque rendono un canale piacevolmente frequentabile. Zappa, grazie ancora a te per essere passato in live, grazie ancora come sempre per le due mappette che ci ha creato, ovvero la Zappa County e la Zappa Band. Thank you. Mamma ro carmana. Allora, ecco qua. Facciamo un applauso a Zappation. Sto ancora cercando di, come si dice, di familiarizzare. Comunque quei 10 metri in più, non so perché, ma fanno comodo, quindi, ma appena ci avrò l'occasione, devo rendere una fertilizzatrice
con un raggio di lavoro più ampio. Ragazzi, le patatozze qua ci servono, quindi mi sa che Totò prossimamente metterà qualche altra cosa per, o lui o Peppino, per le patate, che potrebbe anche essere la fabbrica per produrre il mangime minerale, ragazzi. La missione magari ci dice scaricalo là e noi stiamo a posto. Io una cosa, se mi mandi un messaggio tramite WhatsApp, così sono sicuro che non mi scordo, e ti faccio lo screenshot. Sono sempre le schermate queste qua che ho visto prima, giusto? Altrimenti me ne vado. Ok, altrimenti trovo io l'alternativa. Ah, grazie, ottimo ottimo, perché crossplay anche se è un po' calato ultimamente, però sai, la Zappaland la voglio, me la voglio tenere bella sistematellas. Soprattutto mo che ci ho messo, andrò a mettere un po' di altre cose. Thank you Moreno, grazie a te caro Moreno per essere passato in live e per aver dato il tuo tempo. Poi ci becchiamo da te. Oh yes, oh yes. Ah yeah, yeah, per Morinos. Oh. Ah yeah, yeah. Ciao ciao. Ciao Marino, grazie ancora. Bello quando vivi là, questi ci fatti sconfisciata, mi disate conservate che tu sei ferro boss. Ma Enrico, ho pensato è rientrato un'altra volta il bot. Ma Enrico, ho ottenuto il patch, ho detto ma questa è un'altra volta rientrata. Ah, mamma mia. Stavo diventando lingua, ho detto ah no. Ah ragazzi, ho fatto morire. Oh, grazie ancora ragazzi. E vabbè, tu c'hai le tue cosucce da fare. Beh, just mont. Ah yeah, c'è sempre ragazzi. È vero, è vero. Ah yeah, yeah, c'è sempre stato. E si ricordi bene che qui non siamo in America, qui siamo a Napoli. Ui, e come si dice, ragazzi, ha capito? Oh ragazzi, ci è venuta a trovare la nostra mitica azienda agricola. Buongiorno, bonjour bonjour, azienda agricola ragazzi, che vi invito a passare sia nel suo canale Twitch ma anche nel suo canale YouTube, ovviamente anche nel canale di Moreno e anche nel canale di Aiea Aiea.
Wow, ragazzi, azienda agricola mi ha battuto sulla sfida sul trasporto dei pacchi. Mamma mia, ragazzi, guardate, wow, e qua ci vuole l'applauso, ragazzi. Cioè, ha battuto Zio Dab, ragazzi, non so se vi spiego. E ha perso solo 3 pallet. Io ne ho perso uno in più, 4. Quindi ha vinto lui la sfida, ragazzi. Ha vinto lui. Azienda. Ah, lei. Per te. Allora, vediamo un po'. Campo 16 e 17. Sono piccolino. Ok. Tutto bene, azienda. Tu come stai? E soprattutto, se sei andato in live in queste serate, scusami se non sono passato, ma diciamo che a volte non sempre riesco a stare nelle live di tutti quanti, quindi diciamo così, a volte me ne vado a mettere la capa in coppo cuscino ciambres. Enrico, a proposito, come va? Va meglio? Il riferimento al messaggio di ieri. Azzo, ah, è vero, tu me l'hai accertato che avresti fatto la maratona. Caspiderina. Aspido. Mamma mia, 12 ore. Ma quindi c'è la bottiglietta pronta per la necessità. Per i famosissimi casi di necessità. Ah. Esatto, tu mi. Wow, azienda, tu sì che mi capisci a volo. Mi hai capito proprio a volo, mi hai capito. Noi ci capiamo. È strategica quella. Sì, ma ci vuole anche qualcosa di un po' più. Se arriva quello un po' più pesante, no? Ragazzi, se le faccio massimo di sicuro. Poi tasso pure che. Però chissà, magari al raggiungimento delle. Dei. Che ne so, dei 500 follower, dei 400. Chissà. Vediamo un po'. Bisogna organizzare. Ragazzi, non è facile. Ok, azienda, grazie a te per essere passato. Thank you. Oh yes, oh yes. Oh, bravo Streamlabs. Grazie Streamlabs. Oh, l'ho settato bene. Anzi, risettato Streamlabs stamattina e mo funziona bene, perfetto. Ci sei quasi. Ah, lei comunque tu hai 300, quindi. Quindi mi sa che ti devi preparare. ragazzi, però sto guardando sto posticino qua a bordo campo. Opla! Al bordo di questo campo è, devo dire la verità, un posizionabile, anzi una produzione si potrebbe anche mettere qua, eh. Vero che è un po' lontanuccio, però.
torna sempre utile. E vabbè, 54, cosa vuoi che sia? Tu 54, secondo me, due settimane e raggiungi i 300. Le 300. Meno male che ti dissi, Ale, vieni qua su Twitch che puoi fare grandi cose. E ogni tanto Zio Dab qualcosa di buono fa. Ah, il 17. Ah, ma il campo sta qua a fianco l'altro. Ma figurati, Ale. Noi ci stiamo problemi. Non ti preoccupare. Ma sto campo 17. Ah, è quell'enorme là davanti. Oh yes. A proposito di campi, ragazzi, c'è qualcuno di voi in chat che non ha ancora trovato tutti i collezionabili di questa mappa? Fatemelo sapere, perché vi faccio vedere i posti dove si trovano, dove sono situati. Allora, fammi allontanare da qua. Piega. Control C, mi pare. Ok. Allora, qua ci sta il 17, sta qua a fianco. Allora, vediamo un po' che dice. Oggi pomeriggio. Ok, grazie Ale. Facciamo lo shootout ad Aiea, e salutiamo anche il nostro Enrico. Enrico, buona continuazione di giornata e buon pranzo. Oh yes, oh yes, applausi. Il 17 è questo qua. Vediamo un po' se riesco a farlo. Allora, control C. Vuol dire che non è il campo giusto questo? Campo 17, dove sta? Ah, ma sta dall'altra parte, allora ce la faccio. Cioè, dovrei farcela, il campo è questo qua. Ragazzi, non ripetetelo, mi raccomando, zio, perché si rompono i mezzi così. Forse qui non ne ha bisogno. Vediamo un po'. Campo. Ma scusa, dove si è il campo? Ah, ma il... Mannaggia. Scia miseria. Il campo 17. È normale che questo... Ai ai ai, ragazzi. Zio Dab sta perdendo colpi, ragazzi. Eccolo qua. Dicevi che questo non parte.
Oh, finalmente. Oh, forse ce la facciamo con questi 2000 litri. E beh, ci abbiamo anche la precision accesa, quindi vai Peppeniello, vai, vai Peppeniello, vai Peppeniello, Peppeniello, quelle pizze diventano tue. Scritto campo completato, sbaglio. Vabbè, ci sta ancora qualche altro. Ma è finito. Ecco qua. Raccogliere. Poi. Ah, fertilizzazione campo 20, ok. Allora. L'altra cosa c'è? Funicolare senza corrente! Voglio la tiene la corrente! Semina, semina. A proposito di uvetta, poi adesso andiamo a fare una piccola cosettina. Il nostro Peppino, come al solito, il nostro Peppeniello ci farà un piccolo lavoretto in farm economico. E très économique. Notre ami Peppeniello, il va faire des travaux dans la ferme qui sont très économiques. Our friend Peppeniello, he will do some works in the farm. There some sheep works. Allora, campo 20. Oh, via. Bello, questo è il mezzo che ha acquistato Zappation. Zappastortation. Allora, campo 20 dove sta? Azzi, era la vicina. Mannaggia. Allora prendiamo una scorciatoia. No, beh ragazzi, credevo che fosse qua vicino. Ma va bene oggi. Si sale e si prende in altra posizione. Enrico, tu hai già trovato tutti i posizionabili, dalli posizionabili e collezionabili. Dicevo, hai già trovato tutti i collezionabili qua. Fammi sapere, perché così poi ti faccio vedere dove sono
posizionabili. Ah, non è il 22. Ah, ok. Allora, quando prendi il 22, se non riesci a trovare qualche posizionabile su questa mappa o sulla quella, la DLC alpina, me lo dici che ti faccio vedere dove sono, che io le ho trovate tutte quante. Allora, Control S mi pare, no, Control C, perfetto, Alt S, qui mi sono scordato anche il tasto per... Allora, attiva GPS, Alt C, ecco qua, poi... Ah, ecco, la linea sta qua, giustamente. Allora, era Alt B, poi Ctrl X. E infatti non era questo il campo, ma ragazzi, Z-Tab oggi veramente non connette, ragazzi. Avicciai, vai giù, avicciai. Era, eccolo là. Cioè, era proprio là vicino dove sono passato prima. Allora, campo 20, no, è questo, eccolo qua. Ah, ragazzi, questo campo c'ha una storia. C'è una lunga storia. Bello difficile da lavorare, ragazzi, ma è bello grandicello. Veramente molto molto grandicello. Manuela_basso_drago ha appena brindato con 20 caffè. Grazie mille. Uni 20. Grazie. Grazie, mitica Manuela. Ragazzi, andate a seguire Manuela, mi raccomando. E salutiamo anche il mitico Ita. Oh, ragazzi, quale onore. Come stai, carissima Manuela? E come stai anche tu, mitico Ita? Manuela è un bel po' di tempo che non li sento. Comunque tutto a posto qua, ragazzi, eh? C'è Peppe Nillo in farm che si sta dando da fare qua. Non è male. Il campetto è anche molto quadrato, fra le altre cose. Quindi diciamo che... Ora vediamo anche quanto costa. Diciamo che l'unica... diciamo così... nota dolente è il fatto che non è perfettamente pianeggiante, ma alla fine va giù, o sparagna guaragna, e quindi così. Tutto bene, Manuela, tutto bene. Stamattina, dopo Totò e Peppino, è arrivato Peppe Niello, il nipote di Totò e Peppino, che è venuto a fare un po' di lavoretti perché gli zii hanno fatto un sacco di debitucci. E quindi mo c'è Peppe Niello che è venuto in azienda qua. Però anche lui ha detto che avrebbe fatto qualcosa per gli zii. Quindi sul finale della live ci sarà una piccola 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 sorpresa. Opla. Vabbè, Manuela, comunque alla fine Twitch deve essere un passatempo, quindi se in real life ci sono tante cose da fare, è buono, vuol dire che le cose girano bene e si va a gonfie vele, e quindi è tutto capparoccher. La faccia la miseria. Ui, capo, ce l'avete la patente? Ui,
E mo che io sento zio Peppino. Scendete piano però. Ragazzi, le due cavalle qua su questa mappa sono pericolosissime. Guarda, ah, si è fermato, meno male. Scia miseria. Non solo. Stavo aggiungendo un bot che stanno incominciando. Ah sì. Ti basta disattivare i sound alert e dopo un po' se ne va. Infatti è passato anche da me stamattina. Ti basta disattivare i sound alert comunque, Ito. Poi il bot lo segnalerò a Twitch. Non ti segue, quindi non ti permette di bloccarlo o di eliminarlo. Ma quelli dovrebbero essere profili reali, però scrivono bot, capi? Infatti si è messo i primi 5 minuti. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Un pochettino mi è iniziato, cioè diventa piacevole finché non diventa un elemento di disturbo. Poi ho visto che è iniziato a essere pesante e petulante, allora l'ho disabilitato i sound alert. Hanno provato due volte, poi dopo alla fine se n'è andato. Allora, raccogliere. Oh, Peppe Niello, sei stato grande. Mo ci manca il campo 21. Ottimo. Accetta il contratto. Il campo 21 che si trova giusto qua. Giusto. Allora, gli spieghiamo il mezzo. Vi ho impostato le stesse impostazioni, ma questa è entrata, quindi si tratta sicuramente di profili creati ad hoc, come diceva Zappa o Moreno alias o qualcun altro, che sono dei troll, quindi entrano per disturbare. Quindi quando è così, ti basta disattivare i sound alert. Se ne vanno da solo, se ne vanno. Ok, Manu, aspetto. Me lo vado a vedere questo Seribot. Aspettiamo che rientra Manu, che c'è la pubblicità. Ah, ok, perfetto, Manu. Grazie, Ita. Stavamo parlando di questo, di questa specie di bot che probabilmente è un profilo, che non è altro che un troll, e quindi viene a disturbare. Io, per risolvere il problema, ho disattivato i sound alert, così lui ha fatto due tentativi, poi dopo è uscito. La mail l'ho messo profili registrati, mail verificate, quindi è un troll, è una persona che si divertiva a rompere le scatolette. Quando vedete così, disattivate temporaneamente i sound alert, che quelle se ne vanno.
Seribot, ok. Questo è interessante perché almeno se funziona veramente, insomma, è buono, che anche se questo era un troll, comunque Ita. Comunque, se ti capita qualcosa del genere, c'hai sound alert attivati, disattivali temporaneamente, come ho fatto, che se ne vanno. No, mano. Anche io l'ho bannato, ma continuava. Perché il ban, se non ricordo male, non gli permette di scrivere in chat, però mi sa che i sound alert, queste cose qua gliele fa utilizzare, quindi il ban e il block ti servono, diciamo, per evitare l'interazione. Però se interagiscono solo su i sound alert, come nel mio caso, beh, che io sono da PC, quindi li disattivo, sì, quando non c'è trippa per gatti. Ah, Ita, dipende, gli spettatori difficilmente se ne vanno, come è capitato a me. Sta, diciamo, a chi sta da quest'altra parte a cercare di trovare la soluzione senza scomporsi, perché queste persone pagate sono pagate per disturbare. Tu, se non ti scomponi più di tanto, dopo un po' se ne vanno. Però il mio consiglio, qualora tu dovessi streamare da PC e c'hai sound alert e vedi dove insistono, tu disabilitali temporaneamente. Ci sono quelli lì, magari, che sì, Manu, ci sono quelle persone, per esempio, che entrano in un canale, che ne so, prettamente per farsi fare lo shootout e poi escono. Cioè, effettivamente, come si dice a Napoli, buono sì, ma fesso no. E quindi, diciamo che poi uno, una volta che ha capito che l'intento di questi, poco. Però sì, è sicuramente fastidioso il fatto che poi devi interrompere queste cose qua. Capite, no? Pagano e poi magari, no? E quello streamer è così capace. Ah, è capace di rimanere. Di avere un atteggiamento un po' freddo e indifferente, fra virgolette, no? Cioè, tu hai speso, che ne so, pure 5 euro, 10 euro, 50 euro, 70 euro, quando tu alla fine li hai sprecati, no? Cioè, quello che ho detto anche quando mi è capitato l'attacco bot a me, ho detto a quella persona, ho detto, ma guarda, tu quei soldi che hai speso per mandare un attacco bot durante la mia live, tu te li potevi mangiare. Tu potevi mangiare una pizza, potevi fare una spesa, avresti potuto fare una donazione al canale invece di sprecarla per cercare di disturbare una live. E io sono sempre del parere che ci vuole le persone. I vincenti sono quelli che hanno la capacità di chiedere a qualcuno un consiglio. E magari, perché no, io per esempio, se pure mo c'ho 300 spettatori e magari, che ne so, ci sta Pingo Pallino o Peppe Niello che ce n'ha 10 e vedo che Peppe Niello è più bravo di me, io vado da lui e dico, senti Peppe Niello, mi dai qualche consiglio per migliorare?
cioè in tutta umiltà, perché riconosco che uno è più bravo di me e quindi, come dire, mi faccio dare dei consigli piuttosto che andare là a fare la bambinata, perché parliamoci chiaramente, è una bambinata il fatto di andare là e far arrivare 80 bot in una live, che poi soprattutto quando tu vedi che quello c'hai gli alert attivi, tu lo fai perché così tu ti aspetti che quello si scomponga, e invece magari nel mio caso l'hanno presa quel servizio perché io non mi sono scomposto quella domenica mattina, ho continuato a fare quello che stavo facendo e gli ho fatto questo discorso. Ma mi fanno pena queste persone, che cioè se tu vedi che magari vedi che gli spettatori dal tuo canale se ne vanno in un altro, non attaccare. Michi di Fazio 1993 ha appena iniziato a seguire il canale, grazie per il follow. Michi di Fazio, buongiorno, benvenuto nel canale, grazie per il follow, welcome Michi. In questo momento con noi c'è la nostra Manuela nazionale, la nostra Manuela del Drago, c'è anche il nostro mitico Ita 2165, oh yes, oh yes, e non so chi altro c'è. Comunque buongiorno a te, benvenuto nella live. Si parlava di attacchi bot e quindi questo è il discorso. Alla fine, ritornando al discorso, perché cioè a che serve? Cioè quello magari avrà speso pure 5 euro, però li ha buttati nel VC. Magari avesse chiesto Dab, guarda, io così non dire chi sono, a parte che sono una persona, Enrico, giusto. Enrico, chi mi conosce anche in real life sa bene che non sono una di quelle persone che poi, seppure è uno bravo dello streaming che mi viene a chiedere consigli, non è che vado a dire Peppe Nillo è venuto nel mio canale e mi ha chiesto consigli, assolutamente no, perché poi si costruisce anche l'affidabilità da questo punto di vista qua, e quindi sono di questo parere qua, insomma è inutile farsi le scarpe. Non serve assolutamente mettersi l'uno contro l'altro. Sì, Manuela, non ci sono problemi. Tempo permettendo, sicuramente a disposizione. Allora, qua mi pare che si può mettere anche il piso davanti, eh? Allora, mettiamoci qua sopra. Ecco qua. Allora, modifiche. Allora qua, quindi ragazzi, si può anche utilizzare queste cose qua. Esatto Manuela, il fatto è che alcune persone, diciamoci la verità, la maggior parte di queste persone sono veniali, perché vanno a guardare maggiormente al lato economico, però poi non si chiedono il perché una persona decide di abbandonare un canale per andare in un altro. Cioè non è che vanno a rivedere quello che loro magari sono convinti di aver fatto in maniera impeccabile, ma ci sono quelli che ti vengono così a muso duro, se vogliamo dire così, e quindi vengono a farti le scatole, a farti le scarpe anzi, però non si rendono conto che c'è qualcosa che forse non va, e la cosa bella è supportarsi, quindi non farsi le scarpette ma cercare di
diciamo così, se uno sa qualcosa in più lo mette a disposizione degli altri senza aspettarsi il grazie, ma così a buon rendere, diciamo così. Emanuela, questo è un altro discorso che non fa una non fa una piega il tuo. E il problema è che non tutti capiscono queste cose qua. Allora, questo quasi quasi. Quasi quasi lo noleggio il coso. Ma quello così deve essere, Emanuela. Non bisogna essere, non stare con la bava alla bocca e cercare di fare le scarpe agli altri. Perché alla fine, voglio dire, uno se è bravo lo è a prescindere, e quindi deve cercare di migliorare qualora uno non... Ok, Enrico, aspettiamo Enrico che c'è la pubblicità. Ok, allora manca Enrico, mi pare che c'era la pubblicità, aspettiamo Enrico. Enriken. Ok, dicevo che comunque farsi le scarpe non è una cosa buona, e poi non ti permette nemmeno di crescere. Quindi, come diceva Manuela, è bello anche trovare delle persone che, con le quali tu, se hai un problema, una difficoltà, tu glielo chiedi e loro sono propensi e ben disposti a darti una mano, invece piuttosto di andarti a fare le scarpe solo perché magari riesci a magari intrattenere meglio le persone, sai, tutte queste cose qua. E quindi la solidarietà, bellissima parola, solidarietà in generale fra streamer, ma anche fra persone, è bella, perché se uno conosce una cosa non si crea il problema di metterla a conoscenza da altre persone, ma soprattutto anche non ha paura del fatto che magari poi quella persona non dice sta cosa però me l'ha insegnato Manuela piuttosto che Enrico. Esatto, Manuela, ma infatti vedi, io pure, io per esempio la sera, se sto su Twitch, ma anche se non sto su Twitch, per esempio su Facebook o su altre cose, e la sera prima di andare a riposare mi faccio il giro su Twitch, un po' come quando, sai, tu rientri da casa e vedi gli amici per strada, li saluti come si faceva una volta, che mo si incontrano tutti quanti nei localini, però vedi, passi, saluti, oppure ti fermi quei 5 minuti da uno, 5 minuti da un altro, in modo tale che comunque fai vedere la tua presenza. E quindi ho questa abitudine da quando, oramai sono 2 anni, che se la sera sto così cerco di seguire un po' tutti gli amici e amiche streamer, ma poi anche quando non ho tanto tempo, diciamo così, passo e faccio dei saluti a volo. È diventata una bella abitudine, perché poi lo fanno altrettanto, e quindi la cosa diventa reciproca.
perché magari poi ci sono anche quelli lì che hanno bisogno di vedere che lo fa prima un'altra persona per farlo lui. E allora e vabbè, Manu, se il lavoro ti impegna tanto, e soprattutto di questi tempi, è veramente una cosa buona, eh. Poi il fatto che magari, seppure non uno non ci sta sempre, ma ci sta meno spesso, va bene. L'importante è che almeno poi quando rientri ci sono comunque le persone che ti fanno sentire il calore, e quindi sai che comunque quelle persone là ti stimano, che la stima è la prima cosa. Allora, qua attiviamo Ctrl B. Oh, vedete, questa è l'irroratrice, quella della precision, ragazzi. E come ho già visto anche in un altro tutorial di Robbimel, che vi invito a andare a guardare nel suo canale YouTube, proprio questo faceva notare che il diserbante, questo è il diserbante selettivo, viene dosato solo dove i sensori ne vanno a trovare la presenza dell'erbace. E come diceva lui, appunto, c'è un grandissimo risparmio sui prodotti da utilizzare. Robbimel 81. Ecco, Robbimel 81 ha fatto il tutorial. Ma vi invito a passare ovviamente sia nel canale di Robbimel, ma anche Robbimel 81, ma anche nel canale di Miticaccio, di Nick e del nostro Morino, che anche loro hanno i canali YouTubolos. E come sempre, ecco, come mi ricorda il bot, ringrazio moderatori, moderatrici, amiche ed amici del canale, sostenitori e sostenitrici, insomma, e tutti coloro che passano a farmi compagnia in live, inclusi i bot. Anzi, inclusi i troll, se vogliamo dirla tutta. Cani, shun e fiss. Si è divertito a far suonare un sacco di volte il sound alert di Totò, Cani, shun e fiss. Ah, mi ha fatto morire quel troll, ragazzi. Allora, solleva e chiudi. Che fa? Ecco qua. 4.000 euro speso, però, forse. Mister Tovi! Buongiorno a te, carissimo. Tutto bene. In questo momento con noi c'è Enrico, Olea Enrico. Poi c'è la nostra Manuela Nazionale, la Manuela del Drago, c'è Ita, in Lurk c'è anche Mister Aieaiea, ovvero Aleasso, Alegragia o Alegraggia, e poi c'è ancora qualcun altro che probabilmente non ho citato, ma che mi scuso, ma siete in tanti. Allora, raccogliere, campo 24. Campo 24. Forse ne recupero giusto la metà di quello che ho speso. Allora, campo 24. Dove si trova? Vediamo un po'. Dove sta? Qui. Ah, ecco il 9. Ok, quindi devo girare di qui. Ah, si trova dall'altra parte. Ok.
Wow, vicino alla farm si trova. Ok. Mr. Toby, stiamo parlando a proposito di noi streamer in generale, no? Del fatto che ci sono alcuni streamer che, sentendosi, come dire, un po', non so se il termine derubati dei follower sia giusto, ma diciamo che in generale uno streamer, quando è convinto del fatto che ciò che porta va bene e vede che un follower esce dal suo canale per andare in un altro, non va a cercare nel suo modo di fare quella cosa che magari lo rende non più appetibile come una volta, ma va a fare piuttosto un attacco bot, e quindi diciamo così va a fare le cose in maniera poco poco buona, ecco. E quindi come diceva Manuela e come l'ho anche accennato pure io, la cosa bella fra streamer, che siano grandi o che siano meno grandi, è quella di avere di essere solidali e poi soprattutto rispettosi, e così in dual, insomma, nei due versi, ecco. Quindi in full duplex. E quindi stavamo dicendo appunto del fatto che ci sono persone che pagano altre persone per andare a disturbare le dirette mandando i bot, perché il bot non fa altro che ti fa suonare i sound alert, perché guarda caso quelli dove che ti mandano i bot, dove tu c'hai un sacco di sound alert che attaccano. E quindi se uno ha la mente fredda di restare tranquillo e trovare la soluzione, cioè quelli alla fine spendono soldi inutilmente per andare a disturbare una persona quando avrebbero potuto, che ne so, farsi una gita, mettersi la benzina nella macchina, mangiarsi una pizza. E a me è capitato il mese scorso, e vabbè, ma i bot quelli ti entrano e tu, se c'hai i sound alert quelli lì dei followers, quello ti suona in continuazione e ti va a disturbare la live, e quindi l'intento è quello di disturbare. E purtroppo ci sono persone che pagano tutti sti soldi, ma che può essere pure un euro, ma che possono essere 10, 20, 50, esatto, cercassero più che altro, come ho detto prima, di andare un po' ad analizzare, a cercare di vedere cos'è che non va bene, o magari andare in quel canale, prendere spunto e vedere come si comporta quello streamer e cercare di creare qualcosa di diverso, perché magari uno è convinto, parlo, dico io, magari io sono convinto di fare una cosa buona, però magari Mr. Tovi dal canale mio esce e se ne va dal canale di Ale Asso. A proposito, se non lo conosce Ale Asso, Ale Graccia, ti invito a seguire, un altro bravissimo amico streamer, così come la nostra Manuela del Drago. E quindi, cioè, fanno queste cose e sprecano soldi inutilmente, piuttosto che magari chiedere consiglio, visto che uno magari, che ne so, ha un modo di fare diverso e gli piace, chiedi, ci guarda, seppure magari uno più grande, ci guarda, non dire niente di me che ti ho chiesto il consiglio, cioè alla fine. Ah, aspetta, mo faccio lo shootout. Allora, faccio un po' di shootout, così.
Allora, iniziamo con Aleasso. Poi azienda agricola. Ci sta in Lurk la zappa storta. Manuela, mo ti faccio lo shootout di tutti quelli che sono anche in Lurk. Poi abbiamo Moreno, ecco qua. E poi ci sta Ita che ha iniziato ultimamente ad essere un po' più come si dice? Lurk significa che se vai su Google e metti Lurk è qualcosa di tipo in agguato, significa. E manco io, figurati, ma me li sono andato a cercare su Google. Google Translator sarebbe sta in agguato, resta in attesa, diciamo così, resta in stand by. Allora, Ctrl X, ecco qua, Ctrl X, buono. Spegniamo il cosuccio davanti. Allora, abbiamo raccolto 2000 Everons. Ah! figurati che manco io all'inizio tutti questi termini. All'inizio non prestavo attenzione, poi dopo, siccome hanno iniziato ad usarli molto spesso, allora mi sono andato a vedere i significati di quelli che in gergo, il gergo, lo slang. E quindi ho scoperto pure sta parola simpatica. Mi sono, non so se l'ho fatto, ma facciamo anche lo shootout a Mr. Tovi. Allora. Magari anche chi guarda il video in replica o su YouTube o su Twitch, insomma, seguite ovviamente i canali che ho messo nel link. E vabbè, pensa che anche il nostro, a proposito, allora vediamo un po' se mi ricordo. Allora facciamo anche lo shootout. Allora, aspettate un momento. Allora, PT, vediamo se mi ricordo, combina, vediamo se è giusto, perfetto. E allora, applausi. Allora, pensa che PT, amico di cui ti ho mandato nel link, anche lui non faceva le dirette. Poi ti faccio sentire un sound alert. Poi io ho fatto questo. Ho registrato questo. Vai da zio Tappo, vai da zio Tappo, vai dallo re, vai dallo re, vai dalla zappa, vai dalla zappa, da Macho King, da Macho King. Dimmi quando è che vai in live te. Bitti dai, bitti dai, quando c'è vai in live. Bitti dai, bitti dai, quando c'è vai in live. Poi ho fatto questo jingle del suo canale e anche lui ha iniziato a fare lo streaming. Dai, Mr. Tovi. Perché alla fine, a parte che lo streaming puoi farlo anche come ho fatto all'inizio, senza microfono, senza webcam, ti metti qua, fai la live e poi se c'è un canale YouTube ricarichi i video in backup lì su YouTube los. E quindi poi c'hai i file che in qualsiasi momento li puoi utilizzare. Oh, ma non non l'ho fatta sentire perché ti volevo far vedere o sentire, diciamo così, il fatto che ho creato i sound alert. Mamma mia, quanti ce ne stanno qua. Wow, saperlo.
Oppala. Allora, controlli. Allora, vi consegniamo il... Ecco qua. Allora, riconsegniamo il mezzo in noleggio, che mi sa che ho fatto una cavolata. 4.000 ne ho guadagnati, 3.000. Però forse questo mi sa che lo acquisterò. Allora, vediamo un attimo cosa c'è da fare qua. Opla. Ah, qua devo passare ancora il rullo. Passiamo il rullo qua, lo prendiamo un attimo, il Fiat di Peppe 978, il mitico Peppe 978, che è anche conosciuto come il modder che ha creato il Turbo Star su Farming Simulator 19, e tante ma tante, più che definirle mod, io li definirei capolavori. E salutiamo anche Edo, che è un altro bravissimo modder italiano. Ragazzi, facciamo un grande applauso a tutti i mod, in particolare ai modders italiani. Esatto, Mr. Tov, bravo. Vi facciamo un grande applauso perché ci portano veramente dei mezzi interessanti, delle mod particolari. E ovviamente stanno sacrificando, tra virgolette, tanti piccoli dettagli sonori, perché purtroppo le console non supportano il peso delle mod come quelle del PC, e quindi per venire incontro alle esigenze di tutti quanti, loro hanno dovuto, come dire, rendere leggermente meno realistiche. Ma ovviamente, chissà, dopo che vi ho detto sta cosa, ecco, sappiate che si trovano un pochettino in una situation un po' così. Allora, solleviamo un attimo questo, lo utilizziamo anche il GPS qua. Ecco qua. Allora, control S. Oh, allora, attiviamo anche questo. Allora, la prima cosa da fare è larghezza di marcia. Larghezza automatica, ecco qua. Dopodiché, sempre con control S, andiamo qui. Allora, attiviamo questo, andiamo sotto e mettiamo in posta A. Cerchiamo di andare dritti, più dritti possibile. Facciamo qualche metro, ci fermiamo, control S, imposta B. No, dobbiamo andare un po' più avanti. Ok, quindi continuiamo. Ecco, ci sono alcuni attrezzi che richiedono una distanza maggiore per poter lavorare in maniera corretta, e noi naturalmente cerchiamo di andare più dritto possibile. Control S, vediamo un po'. Perfetto. Ho iniziato a giocare quest'anno il 22, ieri ho scaricato il 19 per guardare il mod hub. Ci sono... sì, ma ti ho detto, allora il mod hub ufficiale è un po' limitato, però c'è anche il mod hub esterno, kingsmod.com, fs22mods.com, ce ne sono diversi, e io per esempio da là mi sono andato a prendere un bel po' di mod. Siccome tu stai da console, King Mods qualcosina pure da console, ma è proprio poco, quindi sì, purtroppo da console sì, dovreste un po' tenere un po' di pazienza. Ma considera ovviamente che siamo ancora all'inizio, siccome... Io credo che siccome
Farming 22 ha anche un altro tipo di grafica, quindi sicuramente ci vuole più tempo, è più complesso. Poi il fatto che rilasciano le mod, però poi quando c'è il rilascio degli aggiornamenti, gli update del gioco, poi devono correre e stare i modders a passo con gli aggiornamenti, ed è questo che un po' li affatica. E quindi è per questo che sicuramente i modder vanno sostenuti e compresi anche, per cui se una mod non esce, o magari non esce proprio perfettissima, ecco, sono sempre del parere che è sempre meglio far presente delle cose, quindi tramite i loro social, che sia Instagram, Facebook piuttosto che Twitter. Credo che sia una cosa molto più da persone per bene, persone adulte, e far presente dei problemi che si riscontrano, e quindi magari far presente delle cose piuttosto che criticare l'operato altrui pur non avendo le competenze giuste. E quindi io, quando posso, cerco di far presente delle cose, oppure semplicemente consigliare ai modders delle idee e vedere poi eventualmente se loro riescono a portarle avanti. E quindi questi ragazzi, e come detto prima, salutiamo Peppe978 e il mitico Edomod, i mitici ragazzi, il mitico Edomod. Console purtroppo sì, console è così. Purtroppo c'è questa cosa qui, però sai com'è. Si inizia e si vanno a vedere delle defiance che si commettono, e poi si cerca di migliorare, ecco. E quindi bisogna aver tanta pazienza con i mod, perché è diventato un po' più difficile, ecco, diciamo così, per loro in generale poter pubblicare le mod, quindi anche in maniera veloce, con cose di qualità e ovviamente fatte per bene. Diddy Passion l'ho sentito, aspetta un attimo che mo vediamo, mi sembra di sì, non mi sbaglio. Allora, un attimo solo, vediamo subito. Diddy Mod l'ho già sentito, e forse mi sa che lo seguo pure su YouTube, se quello che... Allora, vediamo un attimo. Diddy Mod, di vediamo un po'. Sì, sono nella loro pagina Facebook. Sì, infatti c'è il tricolore sotto il marchio. Devo andarmi a vedere. Infatti li seguo, sì. Dicevi che mi ricordava qualcosa. Sì, modder italiani. Esatto, sì, esatto. Quelli del Crosetto, perfetto. Che sta facendo? Scusa, come sono andato a piegare il rulletto? Il rulletto, dove lo metto? Dove lo metto? Non si sa. Oh,
stiamo rullando il campetto qua. Wow, comunque ragazzi, Peppinello ha fatto un grandissimo lavoro oggi, cioè, a zio Peppino e zio Totò ci ha fatto un grande piacere. Non è finita ancora qua perché c'è il finale a sorpresa. Ha deciso Peppinello di fare una sorpresa a zio Totò e zio Peppino, quindi mo vediamo di che cosa si tratta. Allora vediamo un po' qua. Vediamo un po'. Sì, qua. E ragazzi, bisogna sostenere i modder quando è possibile. Io per esempio su Eurotrack ho acquistato le mod a pagamento, quelle lì di Rough Garage, e soprattutto la mod per eccellenza che è il Turbo Star. Li ho provati tutti, e quando dico tutti, tutti quelli presenti sul web, ma la mod di Raff, ragazzi, non mi dite niente, ma è una signora mod, cioè non ci sono paragoni. Ci sono tanti bravi modders, per l'amor di Dio, però Raff è il top. E premetto, ci tengo a precisare che Raff non mi paga per questo, quindi. E poi chi mi conosce sa che non sono quella persona che, come dire, parla per sentimentalismo, quindi io se una cosa non mi piace non la consiglio. Mamma mia, com'è complicato sto campo qua. La Coronella, se non mi sbaglio, è spagnola, se non ricordo male. Guardassi che mi sbaglio, ma se non mi sbaglio la Coronella dovrebbe essere spagnola, in Spagna dovrebbe essere. Ora, se non ricordo male, dovrebbe essere spagnola. Mi sa che sto rullo non è proprio di loro, eh? Ersash Er Shaba è spagnolo. Ah, Ershaba forse è una parola più araba, sembra più di quella cosa là. Ershaba. Mi sa che devo cambiare rullo, eh sì. È quello che riusciamo a fare. Poi il rullo, mi sa, vediamo un po', qualche rullo usato. Rullo e rulli pan. Forse per il momento non possiamo permetterci, ci vuole zio Totò, ci vuole qua. Ci siamo quasi, ragazzi, stiamo per arrivare alla sorpresa che Peppinello farà a zio Totò e zio Peppino. Ci siamo quasi. Oh, comunque la GPS, ragazzi, ve la consiglio. È migliorata tantissimo. Vai Peppinello, quelle pizze diventano due.
Esatto, Peppe Nillo, con le pizze diventano due, anzi anche quattro, Peppe Nillo. Ah, non va bene questo rullo. Voilà, mi sa che questo rulletto qua lo mandiamo indietro, che per il momento non va. Qui abbiamo messo barbabietole, vabbè, che forse non serviva nemmeno schiacciarle con il rullo, però rulli run e tuzza rulli run. Oh yes, tuzza. Oh via, anzi sapete che dico, andiamo subito sto rullo, andiamo a prendere un altro, perché questo qua non va bene. Sì, dobbiamo farla sta spesa. Vai Peppe Nillo, falla sta spesa. Poi dillo a zio Peppino e zio Totò che non andava bene. Allora, vendi. Oh, 11.000. E allora non andremo a spendere tanto. Asciro, caspita. 41.000. Ci vuole, ragazzi. Ci vuole. Assolutamente. Peppe Nillo si è giustificato, non ti preoccupare. Poi diciamo noi, zero. Allora, scusami, ho letto. Allora, tu al 19 hai giocato Sims. Sì, sai quale mappe italiane ci sono, oltre alla mappa Italia, le colline di Mica. Allora ce n'è una che si chiama Tuscan Land. Questa non ce la fa. Tuscan Land. Ci ho giocato anch'io per diverse ore ed è ottima. Ottima veramente, ottima ed abbondante. 180 cavalli. Una cosa buona, spero che esca di nuovo la mod chip tuning, perché quella era veramente ottima. Ti permetteva di elaborare i trattori. Sì, no, il 100, questo qua, il 180 non lo voglio strapazzare perché è un mezzo storico per me, è un mezzo che deve fare le parate, quindi questo lo tengo per i lavoretti un po' tipo l'aratura, queste cose qua, ma quando va troppo sotto sforzo, vai, andiamo con il tratturone. No, sì, c'è un problema con il rullo, è pesante. Che le altre volte mi è andato bene. Mi è sempre andato bene. Ah, devo... E allora questo lo devo far presente a Peppe. Vedo se riesco a scrivergli, sperando che legga. O su... come si chiama? Su Instagram. Cirillo, compare Cirillo, buongiorno, buongiorno allo compare Cirillo.
Mister Tovi, Cirillo è un altro amico streamer molto bravo e soprattutto molto umile, che ti consiglio di andare a seguire insieme a Manuela e tutto quanto. Quindi un altro bravissimo streamer, una persona molto ma molto umile. Cirillo, ho dovuto cambiare il rullo perché quello piccolino non andava bene. Infatti mo devo ricalcolare un'altra volta con la GPS qua. E c'è Peppe Niello che sta lavorando sui campi di zio Peppino e di zio Totò qua. Allora, questo si attiva. Ah, ecco qua. Cambiamo l'orientamento. Ecco qua. Oh, Wayumo. Si può ragionare. No, Cirillo in realtà era piccolino e sul campo in alcuni punti non riusciva a pressare bene il terreno. Ti faccio vedere, vedi qua per esempio. Qua per esempio, siccome il rullo era stretto, non so per quale motivo, non andava bene. Era leggero probabilmente. Ti faccio vedere quale ho preso, quale c'avevo. E questo qua c'avevo, vedi. E questo qua in alcuni punti ballava. L'altro, che essendo più pesante, schiaccia meglio. Infatti col 180 ha faticato parecchio a partire. Allora, quindi torniamo indietro. Allora, grazie ovviamente a Mr. Zappastorto che mi ha detto che per attivare il sensore della Precision si preme Alt e B. Ok, poi quest'altro abbassiamo e iniziamo a rullare. Ecco qua. Abbiamo fatto un'altra spesa. Ah, ok, quindi sì. E quindi ragazzi, sta combattendo anche un po' l'erbetta qua. Peppe Nillo, quelle pizze diventano due. Vai Peppe Nillo, hai fatto una spesa giusta. Ecco qua. Allora abbassa e vai. Mi sono scordato di fare questo. Ecco qua. Sì, so alcuni punti. Parece solo su questo terreno qua, ragazzuoli, però alla fine diciamo che la spesa ne è valsa la pena, anche perché prima o poi avrei dovuto affrontare il discorso rullo. Infatti quello sarebbe dovuto essere un discorso temporaneo con quello lì. Però visto che abbiamo fatto i debitucci qua e visto che qua ci crescono anche le barbabietole, allora non si può non fare staccos. Ah, figurati Cirillo, mi ha fatto piacere rivederti, che ti ho detto, quando posso cerco di venire a fare compagnia un po' tutti quanti. Infatti ieri poi staccato da te sono andato a saltare un po' a Reasso, un poco pure a Ferne, insomma tu sai, mi faccio il giro dei canali amici quando lo posso fare, quindi figurati. E poi ieri mi ha fatto divertire con la con la mitica trombetta. Mamma mia ragazzi, Lugumpari Cirillo. Lugumpari Telecce. Telecce simu simu la ra la ra la ra. Da Kunga c'ha
da kunga sha, da kunga shamu shamu, la ra la ra la ra, lu core noi budamu, la ra la ra la ra, lu un usca shamu, la la ra la ra la la. Censuriamo, censuriamo, non si può dire quella parola. Grazie, grazie. Salento, lumare, lumare, lusule, luientu. Com'era la pronuncia? La T anche un po'. Tovi, in realtà lo sto facendo così. L'ho acceso giusto per compagnia. Ti assicuro che implementeranno qualche funzione e metteranno il rullo intelligente che schiaccia schiaccia meglio in un punto. È giusto un bluff così. Ah no, non ti preoccupare. L'ho acceso per solidarietà, ho detto visto che ce l'ho lo utilizzo. Oh, barbabietole ragazzi. Poi appena avremo l'occasione o noleggeremo il macchinario per raccogliere oppure prenderemo per l'inizio. Mi sa che prenderò Cirillo 1974 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Grazie comparo mio. Grazie per l'hosting. Grazie per m'avere ospitato. Oppola. 270 cavalli però ci stanno, eh. Ci stanno, guaglioni. Ci può fare. E zacca a mangiare. Zacca a fare lo. Come si dice, zacca a travagliare in c'ha la terra qua. C'è una piccola sorpresina, ragazzi. Abbiamo quasi finito. Peppinillo deve adesso. Deve fare un'ultima sorpresina a zio Peppino e zio Totò qua. Tranquilla Cirillo, non ti preoccupare, tanto a me più o meno pure io l'ho messo nei canali consigliati, infatti lo fa automaticamente l'hosting. Oh, Peppinillo, dopo mi raccomando, una bella sorpresina a zio Peppino e zio Totò. Issa, ci siamo quasi. Questo mi sa che è una passata e mezza. Ah, forse ce la facciamo, vediamo un po'. Bravo Peppinillo, bravo. Peppinillo, yeah. Anche lui mette il casco anche sul trattore perché qua sulla hot biberon ci si ribalta. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza e tuzzo e tuzzo. Siamo allo Salento. Nendeciamo allo Salento. Oh via. Vai. Vì. Piega piega. Rulla rulla rulla. Gira gira gira. E tuzze tuzze tuzze. Oh yes, oh yes, oh yes. Allora questo lo vado a rimettere di là perché altrimenti quando vado a cercare il rullo non lo trovo. Oh,
miseria. Ah, mi sono scordato che c'è. Scia miseria. No, l'altro. Ecco qua. Mamma mia, nella realtà avrei rotto 15.000 euro, quanto sono 18.000 euro di sensore. Mamma mia. Meno male che non è la realtà. Oh. Allora ragazzi, è arrivato il momento di scoprire qual è la sorpresa di Peppenino, zio Totò e zio Peppino. Qui, quell'altro. Ecco qua. Allora, fermiamo un attimo il mezzo e adesso andiamo a preparare la sorpresina. Naturalmente nel titolo già l'ho lasciato intendere. Allora ragazzi, adesso andiamo a preparare questo campetto, non questo qui ad erba, ma proverò a mettere dei filari qui. Filari di uvetta da raccogliere prettamente a mano, ragazzi. Allora vediamo. Ok, salvataggio. Oh, così quando zio Peppino e zio Totò torneranno vedranno un po' di cose belle. Allora, frutteti, vigneti, ecco qua. A vigna, zappavigna. Ecco qua. Aspetta, dove che sta? Ok. Vediamo quanti filari riusciamo a mettere qua. Mettiamo qualche filare così giusto per... Forse... No, siamo proprio al limite. O forse un filare quasi qua. Lo aggiungerei. Un ultimo filare. Qua abbiamo lo spazio per poter muoverci eventualmente con caricatori e scaricatori. Mettiamo un altro filare. Eccolo qua. E via. Diciamo che la cosa è discreta, ecco. Allora qua. Questo fa parte della mod. Allora qua mo devo fare, mi sa, i passaggi. Mettiamo un po' di terriccio. Eh sì. Allora vediamo un po' in questa strascetta qua. Siamo proprio al limite, ma tutto sommato, però ragazzi, io direi che Peppenino ha fatto un bel lavoretto per zio Peppino e zio Totò. Chat, voi che dite? Gradiranno zio Peppino e zio Totò il piccolo omaggio che ha fatto a loro il nostro Peppenino? Oh, penso proprio di sì. Ah, ottimo. Allora ragazzi, io approfitto per ringraziare tutti quanti voi
della bella compagnia, ringrazio naturalmente Manuela del Drago, ringrazio Ita 2165, ringrazio la Zappa Storta, ringrazio Enrico, ringrazio Moreno, ringrazio ancora, vediamo un po', ringrazio Michi Di Fazio per il follow, ringrazio la nostra Manuela Nazionale, Manuela del Drago per i bitterozzi. Poi ringrazio ancora Ale Asso, Allegra Gia, insomma, grazie a tutti. Ovviamente ringrazio tutti quanti voi che avete guardato questo video fino alla fine, in particolare a voi che avete guardato questo video su Twitch. Per voi che state guardando questo video in replica su Twitch, la programmazione continua. Thank you so much everyone for watching this live streaming. You can watch this video on YouTube. You can find this video on YouTube on Saturday. Approfitto ovviamente per dirvi che il video sarà disponibile anche su YouTube sabato. Allora ragazzi, vi chiedo la gentilezza di restare un attimo in live, perché adesso faccio il raid a Koviros e Morven. Allora prepariamo il raid. Allora lo prepariamo qua. Perfetto, ok, l'appuntamento è per domani mattina con sempre qui su Farming Simulator. Ovviamente cambieremo farm, saremo nella Zappa County. Per voi che state guardando questo video su YouTube, se vi è piaciuta la serie con Beppe Niello, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto e a commentare e naturalmente a condividere il video. E allora grazie mille a tutti, è stato buono, adiù, ciao e grazie. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.